andare da Alessandro Ferro per andare ad ascoltare le parole di FR7. Alessandro, a te. Wir warten noch ein bisschen. Ja, wie viel Uhr jetzt? 8 Uhr. Ah, ok. Siamo qui quindi di nuovo in diretta da Vorgel per il post partita di Salernitana contro Schalke 04 e tra un po' possiamo ascoltare anche Franck Ribéry, le dichiarazioni del numero 7 Granata al termine di questa amichevole della Salernitana. Tra qualche istante proprio siamo qui a bordo campo, possiamo ascoltare anche Franck Ribéry, eccolo qui, allora possiamo ascoltarlo adesso. Franck Ribéry, le impressioni dopo questa amichevole? No, io penso che la vogliamo molto bene, abbiamo fatto una bella partita contro Schalke 04, è una bella squadra, noi facciamo un ritiro molto bello, lavoriamo due volte al giorno e questo è importante, deve continuare così. Come stai innanzitutto tu? Sei uscito prima nel primo tempo? No, ho sentito un po' il muscolo un po' duro, preferisco uscire subito senza prendere il rischio perché la preparazione è ancora lunga. FR7 in questa Salernitana è senza dubbio molto importante, pronto a regalare altri sorrisi, gioia ai tifosi? Sono contento, nel senso quando con la squadra, con i tifosi, con tutti, è normale che sono molto felici e lo fai vedere sempre, tutto il giorno, all'allenamento, anche dalla vita privata, e questo è importante. Tu qua sei una star, anche perché Monaco di Baviera è poco distante, tutti vogliono te. Sono contento perché già una settimana, quasi 10 giorni, ho visto tanti tifosi del Bayern Monaco, mi fa piacere. Frank, sei uscito un po' prima, normale sì. Gestione? No, è normale, questo non voglio rischiare una cosa più grave, ho sentito un po' di stanchezza ai muscoli e dalle momenti così non dovrei prendere un rischio perché serve a niente, abbiamo ancora tanti elementi, ancora tante partite amichevoli e questo è importante. L'estate scorsa non sei riuscito a fare un ritiro precampionato, adesso sì, hai questa possibilità ed è importantissimo a 39 anni. Che ritiro è questo? Quali sono anche le tue ambizioni, insomma, dopo la salvezza straordinaria dell'anno scorso? Direi che intanto cerchi ancora il tuo primo gol, ma poi sei il leader, il trascinatore di questa squadra. No, io ho detto sempre, perché io ho l'esperienza, io ho detto sempre a tanti giocatori, a tante persone, il ritiro, la preparazione è molto, molto importante, fondamentale per la continuità, per il futuro. E quando ci sei, tu puoi vincere tanti tempo e per me è importante di fare questo ritiro. Fino adesso ho fatto un bello lavoro, dovevo continuare così. E l'obiettivo con la Salernitana, il primo obiettivo è la salvezza. E piano piano arrivo ancora un po' di giocatori, speriamo che siamo una bella squadra, perché è vero che l'anno scorso è stato molto difficile, però abbiamo creduto fino alla fine e siamo contenti, però speriamo che questo anno sarà un po' migliore per noi. Frank, tu sei la prima, come valuti l'ambientamento degli ultimi arrivati, dei nuovi acquisti e poi il tuo rapporto con il nostro parlare? Insomma, tu per tu, sotto braccio, è un rapporto speciale quello con mister Nicola? Sì, io c'ho una bella relazione con il mister e con tutti il staff. Sono dei bravi persone che conta molto di me. E speriamo che facciamo una bella stagione perché è molto importante. Poi i nuovi giocatori che sono arrivati si sentono subito alla casa perché noi siamo come una famiglia, siamo una squadra e questo è importante. A proposito, come vedi Boateng, questo attaccante che è arrivato? No, sono contento, si vede che lui c'è le qualità, c'è un potenziale. È normale che lui ha bisogno ancora un po' di tempo da lavorare perché si è arrivato dopo noi, però si vede che c'è qualche cosa. Franck Ribéry in carriera ha vinto tutto, la salvezza dell'anno scorso ha detto per me vale come la vittoria di un campionato e adesso questo nuovo obiettivo a 39 anni? Stesso, perché cresciamo piano piano, è arrivato un nuovo presidente che vuole costruire una cosa molto importante anche per la società, anche per le tifosi, la città,
Speriamo che questo anno già si vede, c'è tanta cosa che ha cambiato l'anno scorso, che siamo già più pronti a andare avanti. Alla fine, come dice Franco Ribéry, calcio è facile. Dipende. Deve andare. È finita così la conferenza stampa di Franco Ribéry, l'intervista. Qui siamo a bordo campo dello stadio di Vorgel, al termine tra Salernitana e Schalke 04. Franco Ribéry, sempre anche simpatico in alcuni momenti delle sue dichiarazioni, ha detto però cose molto importanti, ha detto di credere fortemente in questo nuovo progetto della Salernitana, targato Davide Nicola. E direi che è tutto da Vorgel in Austria, ti restituisco la linea, Michele. Grazie ad Alessandro Ferro per il suo contributo da Vorgel. Vedremo se domani sarà la giornata effettivamente di Domagoj Bradaric, si dice che dovrebbe già sostenere le visite mediche per poi raggiungere l'Austria, e quindi un nuovo rinforzo per Mister Nicola. Vi ricordiamo che sabato ci sarà una nuova amichevole per il team di Mister Nicola, stavolta con l'Hoffenheim, quindi asticella della difficoltà che continua a salire, e Salernitana che si avvicina a grandi falcate alla nuova stagione. È tutto per quanto riguarda questo test amichevole tra Schalke 04 e Salernitana. Come sempre, grazie per la vostra cortese attenzione. Continuate a seguirci.